L'idea di sviluppare questo progetto nasce da un sogno coltivato fin da bambini nell'ambito della mia famiglia, e che appunto questi erano territori in cui da piccolini eravamo abituati a venire a giocare e farci le nostre scampagnate. Un territorio in cui successivamente mio padre ha coltivato la sua passione con i cavalli, e dopo dei percorsi formativi di studi e professionali svolti nel resto d'Italia e anche all'estero, diciamo che l'ispirazione di questo territorio, di questo bellissimo paesaggio rurale che possiamo vedere, e la consapevolezza di essere in un bellissimo posto, ci ha portato, parlo al plurale perché in questa intrapresa non sono solo, a voler diciamo rischiare in senso positivo in questa intrapresa. Ci sarà la fattoria didattica dove verranno, come dire, portati, fatti anche riscoprire alcune cose forse dimenticate nell'ambito di una parola che noi potremmo definire sugonnotto. L'avere aderito anche ai finanziamenti del GAL ci ha permesso in primis di condividere gli obiettivi di questo PSR, che sono comunque meritori nella misura in cui in modo forte si propongono di valorizzare il nostro territorio. Mi chiamo Viviana, sono la responsabile di Kentos, il pane dei centenari. Sono nata qui a Orruli, il paese dei centenari. Infatti gli abbiamo dedicato il nome al nonnino più vecchio di Europa, zio Gianni Cuvrao, che è morto all'età di 113 anni. Tutto è partito dalle tradizioni, che sin da piccola mia mamma mi faceva fare il pane con lei, mi portava e mi metteva sopra una seggiolina e ci faceva impastare, proprio così, con i pugni. Ma non un pane qualsiasi, il pane fatto con il grano Cappelli, questo che vedete qui alla mia destra, e lievito a madre naturale. Oggi le tradizioni si sono un po' allargate perché è diventata quasi una necessità. Dalle tradizioni siamo passati anche a un concetto, se vogliamo, essenziale, che è quello della salute. Perché noi facciamo un pane, oltre che con gli sfarinati di questo grano antico, che non ha subito nessuna trasformazione genetica, li facciamo anche in modo biologico, ci siamo certificati al Ministero. In un primo momento abbiamo usufruito del finanziamento della vecchia regionale 28, poi a completare l'iniziativa sono subentrati i finanziamenti del GAL. Da qui, insomma, è nato questo progetto che voi vedete, tutto all'insegna dell'impatto ambientale zero. Siamo stati anche premiati come miglior progetto in Sardegna, fra i tre progetti premiati c'è la Kentos, perché adottiamo anche un sistema di risparmio energetico, un impianto di fotovoltaico di circa 20 kW, una caldaia a biomassa, un forno a legna dove utilizziamo la legna che deriva dalla pulitura dei boschi, quindi Orruli e Tonara. Mi chiamo Nicola Todd, sono un imprenditore agricolo, diciamo che mi sto inserendo adesso nell'azienda di famiglia. Tramite il GAL abbiamo iniziato i progetti di questo centro ippico. Abbiamo utilizzato i finanziamenti che il GAL ci ha concesso per incominciare a mettere mano alla ristrutturazione di alcuni fabbricati. La scuderia con 7 box, più la selleria, più tutte le strutture di supporto, e la foresteria, questa casetta qui, che è una foresteria di appoggio a questo centro ippico. Con l'appoggio dei cavalli potremo fare escursioni, potremo fare ipoterapi per i bambini, per le persone disabili, per tutte le persone che comunque hanno necessità o bisogno o voglia di avvicinarsi agli animali. I soci che si iscriveranno, che faranno parte di questa iniziativa, potranno utilizzare i nostri cavalli per escursioni, gite, oppure portare il proprio cavallo qui a pensione e noi lo terremo come se fosse nostro. Se la regione riuscisse, concordando con Bruxelles, a superare queste difficoltà, io penso che i beneficiari, quindi gli allevatori, gli agricoltori e tutti quelli che operano in agricoltura potranno rimanere molto soddisfatti. E grazie al GAL siamo riusciti a fare tutta
tutto questo perché ci ha finanziato al 50%, che è una grossa cosa, altrimenti sarebbe stato un po' un problema sia iniziare che concludere tutti questi lavori. Sono Luigi Pizzales, faccio il ramaio a Isili. Ho voluto chiedere l'aiuto del GAL, visto che c'era questa opportunità, perché avevo il laboratorio un po', diciamo così, ci stavo un po' stretto. Avevo iniziato un ampliamento che però per una serie di motivi, soprattutto economici, non riuscivo a finire. E questa opportunità che mi è stata data dal GAL di poter completare questi lavori attraverso un contributo appunto previsto dal GAL mi ha spinto insomma a decidere di finire questi lavori qui. In pratica lavoravo in uno spazio abbastanza ristretto, anche un po' buio, insomma c'era poca luce, mentre avevo questo loggiato che è luminosissimo, esposto al sole, con tante vetrate, che mi permette di lavorare veramente con più soddisfazione, anche quando si diventa un po' anziani la vista inizia a calare, perciò la luce del sole insomma, è sempre benvenuta per le nostre lavorazioni, penso che sia per tutte le lavorazioni artigianali. Proprio grazie al GAL sono riuscito a fare gli intonaci, a mettere gli infissi, fare il pavimento, l'impianto elettrico, insomma a completare il lavoro. E in più sono riuscito anche a dare una certa, diciamo così, aspetto piacevole anche alla zona d'ingresso, diciamo al cortile che c'è qui per accedere a questi locali. E ne sono, nonostante diciamo così, sacrifici economici sostenuti, ho finito il lavoro e sono abbastanza soddisfatto. Sono Stefano Soi, il titolare di una piccola azienda agricola, l'Agricola Soi, che nell'agro di Nuraghusa si occupa di viticoltura e di olivicoltura. Con l'opportunità che ci ha offerto il GAL abbiamo deciso di aderire alla creazione, alla trasformazione della nostra azienda anche in fattoria didattica. Desideriamo che questa ipotesi di fattoria didattica diventi il tramite per poter far sì che altri vengano a conoscenza di questo operato e riteniamo che uno strumento molto valido sia quello che appunto ci ha offerto il GAL del Sarcidano della Barbagia di Seguro. Con i fondi del GAL abbiamo potuto completare la parte interna della nostra azienda agricola e soprattutto della parte dove si svolgerà la didattica. Abbiamo potuto pavimentare la struttura, completare la parte di impianto elettrico, migliorare la parte di trasmissione di questi saperi affidandola a tecnologie quali un monitor a 55 pollici che consente naturalmente la riproduzione delle varie fasi anche quando queste fasi sono naturalmente superate dal punto di vista stagionale e quindi si possono raccontare a chi verrà a visitarci. Abbiamo naturalmente migliorato la sicurezza con delle opere interne che permettevano di accedere ai nostri spazi in totale sicurezza e per quanto riguarda la parte diciamo agricola stiamo completando anzi è già stata completata una tettoia che permette una zona coperta che permetterà di esercitare una didattica in campo in maniera protetta anche da eventuali intemperie. Mi chiamo Barbara Porcetta e insieme a mio marito Gianluca Paschina siamo i proprietari dell'antica locanda Lunetta, un B&B di charme che appunto si trova a Mandas. La nostra idea iniziale è stata quella di sicuramente voler fare qualcosa in questo territorio
e Amanda, unito al desiderio di voler riportare in vita una parte della storia della nostra famiglia, che era appunto legata al primo hotel, alla prima locanda che fu aperta a Mandas e che era gestita appunto dai miei bisnonni, dal bisnonno Lunetta e da sua moglie. La nostra idea era quella di promuovere un turismo che nasce soprattutto dal desiderio di condividere la nostra cultura, l'amore per la nostra terra. Nel 2012 abbiamo incontrato il GAL nel nostro cammino ed effettivamente la collaborazione e anche la grande disponibilità con cui il personale del GAL ci ha trasmesso tutte le informazioni necessarie per poter redigere le domande, le misure, per ogni misura e portare a termine i bandi, ci ha effettivamente consentito di realizzare quello che era il nostro sogno. Il risultato è quello che vedete voi oggi, quindi con tutti gli ambienti polifunzionali che possono essere sfruttati per diverse attività, non soltanto per il pernottamento, ma anche per la condivisione di altre attività insieme agli ospiti che ci vengono a trovare.